adesso un articolo dedicato alla bella Elisa Isoardi, in quanto pare che la storia con Canio Mazzarro sia terminata. Ma dichiara la stessa Elisa Isoardi che non si arrende, anche perché il suo sogno è quello di creare una famiglia. Elisa Isoardi è del 1982 ed è cresciuta a Caraglio in provincia di Cuneo, legatissima alle sue montagne e con un passato da ciclista. L'avventura nello spettacolo di Elisa Isoardi inizia a soli 15 anni quando, incoraggiata dalla mamma Irma, lascia il Piemonte per iscriversi alla scuola di teatro romana Ancora. Conduttrice Elisa Isoardi di Rai 1 di Linea Verde. Elisa Isoardi annuncia che con Canio Mazzarro non ha funzionato. Dopo aver mosso i primi passi come modella nel 1988 e nel 2000 partecipa a Miss Italia aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema, la Isoardi debutta nel 2005 in Rari, dove compare come inviata del programma di Massimo Giletti Guarda che Luna. Poi arriva la conduzione di Uno Mattina e Il Contenitore di Rai 1 in onda dalle 6.45, in cui, infine, i viaggi come inviata per Linea Verde o i Manicaretti Assaggiati quando, per due stagioni, sostituisce, non senza polemiche, Antonella Clerici alla Prova del Cuoco. E da settembre la vedremo nella nuova stagione di Uno Mattina a Conti Fatti, in onda dalle 11 del mattino in poi. Elisa Isoardi da settembre non si alzerà più alle 4 del mattino, è contenta? Sarà un grande sconvolgimento per me, visto che erano anni ormai che andavo a dormire alle 9 di sera. Adesso potrò ricominciare ad avere una vita sociale. Con Canio Mazzarro, Elisa Isoardi non ha funzionato come mai? Non ha funzionato, punto. Ma lei si vorrebbe sposare? Certo che sì, e tra l'altro sono una di quelle per cui la famiglia, quando c'è, diventa sacra, non si tocca. Non sono tipo da famiglia allargata da mi sposo e se non funziona me ne vado. È vero che noi donne abbiamo l'orologio biologico, che ci dice anche tre dovremmo fare certe scelte, ma se non incontra la persona giusta che fai, le fa eco il primo recapita? Non credo proprio. Io ho dedicato tempo al lavoro, l'uomo della mia vita non l'ho incontrato finora, ma magari quest'anno andando a cena fuori lo incontrerò. Come sono i rapporti con le sue colleghe? Quando ho avuto qualche problema, come con Antonella Clerici alla Prova del Cuoco, ho sempre cercato di chiarire. Ci siamo riavvicinate quando ho partecipato a Mi Lasci una Canzone. Chi è Elisa Isoardi veramente? Una persona che ama cambiare. È proprio nel mio carattere non riuscire a stare ferma, avevo bisogno di una continua attenzione. Sarà perché questo lavoro mi ha fatto conoscere tante realtà diverse, sarà perché irrequieta lo sono sempre stata, ho bisogno di nuove esperienze e di nuovi traguardi. E il lavoro mi ha sempre dato di più di quanto mi abbia tolto. Intervista a Elisa Isoardi tratta dalla rivista Visto.